anni fa mi sono chiesto perché seguendo un regime ipocalorico si stenta a dimagrire, perché facendo sport si rischia di rallentare il dimagrimento, come reagisce il nostro corpo quando si introduce cibi nella bocca, i pensieri influiscono sulla forma del nostro corpo? Queste e tante altre domande scatenarono in me una gran voglia di conoscenza, di arrivare ad una mia verità e di conseguenza iniziare un percorso meraviglioso che sicuramente non finirà mai. Ci tengo a precisare che non sono laureato in medicina e probabilmente studiando liberamente sono potuto arrivare alla conclusione che il nostro corpo è la miglior macchina di biochimica che esiste e dunque va trattato con la stessa materia. Fin da ragazzo ho sempre avuto molta cura del mio corpo, sia dentro che fuori, e questo mi avvicinò a materie come la biologia, la chimica, la scienza dell'alimentazione, l'anatomia, le tecniche di allenamento, l'integrazione e il fitness in generale, fino ad arrivare alla fisica quantistica, tecniche di meditazione, yoga e respirazione diaframmatiche controllate. La mia formazione è stata sempre a 360 gradi, cioè olistica. Dopo più di un ventennio sono giunto a conclusione che l'unico modo per vivere una vita sana sia dentro che fuori è rispettare delle regole semplicissime, ma tutto deve avere a monte il pensiero positivo, che è l'arma più potente che esiste. Ricordatevi, noi siamo ciò che pensiamo. Nell'alimentazione non ci sono tanti segreti, ma una sola grande verità, tenuta nascosta per anni. Tutto quello che ci circonda è imperniato al caro e vecchio sistema delle calorie, che io e tanti altri nel mondo che ne sanno un po' di biochimica consideriamo poco attendibile. Nel tempo questo sistema è risultato dannoso per molti, scaturendo obesità e patologie varie, ma assai proficuo per pochi, aziende farmaceutiche, alimentari, fitness, eccetera, eccetera. Ora andiamo a capire il perché. Il corpo umano produce molte energie, tra cui l'energia termica, meccanica ed elettrica. Ma in realtà siamo stati associati solo all'energia termica con il sistema delle calorie. Dunque è facile capire che forse è il caso di rimodernare questo sistema, anche perché è plateale che non funziona. Oggi solo il 3% delle persone arriva all'obiettivo con una dieta ipocalorica. E allora, come si dovrebbe mangiare? Io da molti anni contemplo solo la percentuale di glucosio contenuto in un alimento. E in quali alimenti è contenuto il glucosio? Solo ed esclusivamente nei carboidrati. Tutto il mondo sa per certo che grassi e proteine, dato che si trasformano in chilocalorie, facciano ingrassare. Mentre invece la tabella dell'indice glicemico indica zero nei loro confronti. Pensate che io personalmente consumo tra colazione, pranzo e cena una bottiglia d'olio extravergine a settimana. E dato che sono un contiguo donatore di sangue, ho sempre l'analisi sotto controllo e sono perfette. I nutrizionisti, ahimè, invece ne danno un paio di cucchiaini a pasto perché è molto calorico, ma poi però, per non avere carenze di omega 3 e 6, che sono acidi, grassi essenziali, ti consigliano di prendere l'integratore estratto dal salmone, mentre il miglior apporto di omega 3 e 6 lo possiede proprio il frutto chiamato oliva. Ricordate che il corpo umano ha bisogno in media di 200 g di glucosio al giorno, solo il cervello ne vuole circa 120, mentre le scorte di glucosio sono distribuite così, circa 200-300 g nei muscoli, circa 100 g nel fegato e nel sangue circa 1 g di glucosio per litro. E dato che abbiamo circa 7 litri di sangue, mediamente scorrono 7 g di glucosio. I valori di normalità della glicemia, cioè la quantità di glucosio che scorre nel sangue, è di 80-120 mg al decilitro. Dunque, trasformandoli in grammi litri, viene 0,8 grammi litro e 1,2 grammo litro e moltiplicando i 7 litri di sangue per 0,8 viene 5 grammi, mentre per 1,2 viene 8,4. Dunque, si capisce che la quantità di glucosio che scorre nel sangue deve sempre stare tra i 5 e gli 8,4 grammi. In questa situazione non si produce grasso, mentre se si altera questo equilibrio, anche di una sola caramella, è inevitabile un surplus di produzione di insulina, con le conseguenze che tra un po' scopriremo. Ora faremo un bel viaggio all'interno del nostro corpo per capire quello che succede quando ingeriamo un carboidrato. Prima però vediamo quali sono appunto i carboidrati.
dal greco glucos, cioè dolce, e già questo vi dovrebbe fare intuire qualcosa, è derivato il termine glucidi, cioè carboidrati. Intorno a questo magro elemento c'è troppa confusione. Per esempio, molti pensano che frutta e verdura non siano carboidrati, non capendo che nella stessa specie, per esempio verdure, ci siano alimenti come cetriolo, zucchina o cipolla che hanno un indice glicemico bassissimo, mentre invece la patata ha un indice glicemico altissimo. L'indice glicemico si può controllare nell'apposita tabella dove l'alimento di riferimento è il glucosio ed ha 100, cioè il più alto. I carboidrati sono sostanze formate da carbonio ed acqua e sono indispensabili per vivere e assolutamente non bisogna toglierli definitivamente per un tempo prolungato perché sarebbe dannoso per la nostra salute. Io consiglio non più di 2 giorni. I glucidi si dividono in 3 categorie. Monosaccaridi, perché hanno 6 atomi di carbonio e sono glucosio e fruttosio. Disaccaridi, perché hanno 2 molecole di monosaccaride e sono saccarosio, lattosio e maltosio. E polisaccaridi, che sono molecole molto più complesse e sono l'amido, il glicogeno e la cellulosa. Pensate che circa 300 anni fa, in media una persona consumava annualmente 2 kg di glucidi. 150 anni fa, circa 10 kg. E ad oggi pensate che si è arrivati a consumare circa 50 kg di carboidrati l'anno. E stiamo parlando di una media. Il carboidrato, una volta ingerito, è attaccato dai succhi gastrici. E qui si separano le molecole di glucosio che, grazie al contributo del sodio, si tuffano per osmosi nei vari sanguigni, per poi passare nel pancreas, producendo insulina. Vi ricordate le quantità di glucosio che scorrono nel sangue? Hanno un limite, dopodiché, perdendo questo equilibrio, si produce troppa insulina, la quale viene trasformata in trigliceridi e posti nelle cellule adipose, adipociti, in attesa di essere utilizzata a scopo energetico. Ma ahimè, questo non succede. Il destino è quello di ingrassare sempre di più, cadendo nel tunnel dell'obesità. Allora, come si fa a dimagrire? Semplice, basta appunto invertire questo processo biochimico, cioè mangiare alimenti a basso indice glicemico, così non dopo un mese, non dopo un giorno, ma solo dopo poche ore, il nostro corpo dà l'allarme, perché il glucosio in circolo sta scarseggiando e dato che ne introduciamo una quota ridotta rispetto al nostro fabbisogno, dobbiamo produrlo. Come? Ricomponendo i trigliceridi contenuti negli adipociti, che si sgonfiano sempre più diventando pura energia. Pensate, ora che mi state ascoltando, state consumando solo i carboidrati che avete assunto durante la giornata, mentre con questo metodo vivrete avendo come combustibile grassi e dimagrendo giorno dopo giorno sempre di più. L'unico inconveniente è che non avrete molta energia. È come se un'auto da benzina passasse ad un'alimentazione a gas, ma poi pian piano il tutto torna alla normalità. Per dimagrire bisogna mangiare alimenti sotto i 30-35 di indice glicemico. Per mantenersi bisogna stare sotto i 60-65, mentre tutti gli alimenti dai 70 in su scoprirete che sono dei veri e propri veleni per il nostro corpo, specialmente le 4P, pane, pasta, pizza e patate. Non è che non mangerete più questi alimenti, ma bensì, capendo questo metodo, saprete come recuperare in fretta dopo uno sgarro con gli amici. Un'altra cosa che dovrete sapere è che non basta capire l'indice glicemico per dimagrire, ma bisogna sapere dosare i nutrienti giornalmente per far sì che al nostro corpo non manchi nulla, soprattutto alle donne che hanno un sistema biochimico molto più delicato e complesso degli uomini. Il metodo PIG si divide in 2 fasi, dimagrimento e mantenimento. Nel periodo di dimagrimento si diventa monofagi, cioè si mangia un alimento a pasto. E qui capirete subito che la quantità di cibo ingerito non ha limiti, nel senso che si deve mangiare a sazietà, seguendo le indicazioni che tra un po' spiegheremo. Da ricordarsi sempre che è la qualità degli alimenti e non la quantità che determina l'ingrassamento o il dimagrimento. Nel metodo si mangia di tutto: frutta, verdura, spaghetti, carne, pesce, uova. La consulenza degli alimenti avviene ogni 2-3 giorni. Assolutamente non consiglio di prendere integratori, bibidoni vari o principi attivi derivanti da farmaci. Inoltre, durante il dimagrimento non si fa assolutamente sport. E questo lo spiegheremo più avanti. Il dimagrimento dura fino al raggiungimento dell'obiettivo stabilito.
per poi passare al mantenimento. E qui scatta la consueta domanda: quanto dura il mantenimento? Per sempre. Sono combinazioni di alimenti che uso da sempre, dunque è un metodo super testato su di me e ad oggi su alcune centinaia di persone nel mondo. Basta poi vedere ciò che ha fatto il parigino Michel Montignac, che da decenni con il suo metodo ipoglicemico ha fatto dimagrire decine di milioni di persone nel mondo. Stranamente, anche lui non era un medico. Durante il mantenimento si installeranno dei nuovi programmi nel vostro cervello, cancellando dunque quelli vecchi, e si imparerà a combinare gli alimenti tra loro, entrando in un turbine di benessere. Le regole a cui bisogna attenersi sono poche e chiare, e ora le andremo a vedere e commentare insieme. Prima di entrare nel vivo delle regole, facciamo un breve riassuntino. Abbiamo dunque sfatato alcuni pilastri della scienza dell'alimentazione. Primo, il sistema delle calorie non è affidabile. Secondo, grassi e proteine non fanno ingrassare. Terzo, lo sport non aiuta a dimagrire. E questo lo analizziamo tra un po'. Questo metodo è adatto a persone con un'ampia apertura mentale, che hanno una reale voglia di cambiamento nel loro stile di vita, poiché bisogna avere il coraggio di abbattere alcune abitudini alimentari ed essere capaci di uscire dalla propria zona di comfort. Per farvi un esempio, gli esseri umani mangiano diversamente in base alla loro posizione geografica, perché le loro tradizioni hanno creato nel tempo le loro abitudini alimentari. Tutte le cose conosciute nella mia vita, che funzionano perfettamente, avevano ed hanno alle spalle regole chiare e ben definite. Dunque, se vi attenete alle disposizioni, il metodo ha un successo del 100%. Essendo una persona che ha dedicato tutta la vita con passione allo sport, la prima regola è quella che mi sta più a cuore, cioè non fare assolutamente sport nel periodo di dimagrimento. E ora vi farò capire il perché. Dopo uno sforzo muscolare, sia esso aerobico che anaerobico, si produce una sostanza tossica, che è l'acido lattico. Esso, anche se è una sostanza di scarto, viene riconvertito nel fegato in glucosio, bloccando così il dimagrimento. Dopodiché, appena si è arrivati al peso ideale, si entra nel mantenimento e qui si può iniziare, anzi lo obbligo, a praticare un'attività sportiva, perché lo sport fa benissimo al nostro corpo, soprattutto ai muscoli, ai tendini, ai legamenti, alle ossa e al cervello, il quale fa aumentare la produzione di ormoni che ci accompagnano al sonno. Mai e poi mai bisogna fare sport quando si è obesi o in forte sovrappeso, non solo per quello che vi ho detto, ma anche per tutti i microtraumi che ci facciamo a livello scheletrico, a caviglie, ginocchia, bacino e vertebre. Seconda regola, assolutamente non saltare mai pasti. Questo è quello che fanno spesso le donne, soprattutto in carriera, non sapendo che si procurano un danno biologico ormonale. Pensare che solo dopo 4 ore che il corpo non riceve nutrimento si entra in catabolismo, cioè si diventa cannibali di se stessi, consumando a scopo energetico muscoli, tessuto spugnoso del seno e organi interni, abbassando drasticamente le difese immunitarie. Non è un caso che quando siamo a dieta i capelli si spezzano, le unghie si sfaldano, le gengive sanguinano e l'herpes labiale fa la sua comparsa. E questo è solo quello che noi vediamo esternamente, figuriamoci all'interno del nostro corpo quello che può succedere soprattutto agli organi. Bisogna mangiare a sazietà, tutto quello che viene consigliato. Ricordate che è la quantità del cibo e non la quantità a scatenare i processi biochimici che portano all'ingrassamento. Poi, se proprio non avete fame, almeno 50 grammi dell'alimento consigliato si deve consumare in via obbligatoria. Terza regola, mai e poi mai mangiucchiare fuori pasto. Ricordate che è veramente devastante. Dunque, se si mangiano i pasti principali a sazietà, non c'è nessun bisogno di spizzicare tra un pasto e l'altro. Quarta regola, sospendere l'uso di integratori, normali, omeopatici o dietetici, a meno che non si ha una carenza particolare per una determinata patologia. Se l'alimentazione è equilibrata, gli integratori non occorrono, tranne per gli sportivi o per chi ha delle carenze, e in questo caso l'apporto appunto degli integratori sono consigliati. Lo dice appunto la parola, integratori, cioè integrano la nostra alimentazione in caso di bisogno. Regola numero 5. È vietato l'uso di dolcificanti o prodotti light. Qui mi soffermo un istante per farvi capire l'inganno che c'è dietro.
Solitamente si comprano prodotti light e dolcificanti naturali o chimici per il semplice fatto che hanno meno calorie dello zucchero. Ma se seguiamo la tabella dell'indice glicemico, ci dice che tutti questi tipi di zuccheri hanno 100, come il glucosio. Dunque, spendiamo di più per avere lo stesso identico risultato, cioè ingrassiamo e di conseguenza ci ammaliamo ugualmente, tranne il fruttosio che ha 60 e la stevia che ha 0. Infatti, chi non vuole assolutamente bere un caffè amaro in dimagrimento può usare la stevia, che è una pianta sudamericana che dal luglio 2012 l'Unione Europea l'ha resa accessibile in ogni formato utile, mentre in mantenimento si può usare anche il fruttosio. Sesta regola. Dado, aceto, vino, caffè decaffeinato, tè decaffeinato, orzo, questi prodotti non possono essere assunti durante il dimagrimento perché la loro acidità causa nel tratto gastrointestinale la produzione di un ormone chiamato gastrina, il quale in alte dosi aiuta la produzione di insulina. Settima regola. Dobbiamo evitare il consumo di alimenti in scatola perché tutto ciò è pieno di metalli pesanti che sono cancerogeni, ma soprattutto perché c'è troppo sale. Per esempio, se consigliamo legumi, devono essere secchi. Se si consiglia il tonno, solo tonno fresco o congelato, eccetera, eccetera. Regola numero 8. Eliminare totalmente sale e zucchero, che sono la causa numero 1 dell'ingrassamento e dell'insorgere di quasi tutte le patologie. Ricordate che lo zucchero non serve al vostro corpo, mentre il sale sì, è indispensabile. E occorre un RDA, cioè una razione giornaliera, di circa 3-5 grammi, a seconda del peso corporeo. Pensate che solo dai cibi che ingerite, senza aggiunta di sale, ne ricavate più del doppio. Poi un pochino ne mettete ed ecco fatto il surplus di sale. Che cosa succede oltre a ingrassare ancora di più? Pensate che una statistica dice che il 60% degli ultra cinquantenni prendono la pasticca per l'ipertensione. E la causa principale è il sale. Comunque, entrando in mantenimento, si può introdurre il sale rosa dell'Himalaya, in quanto è l'unico vero sale che ha ancora vitamine e minerali assorbibili. Nona regola. Il latte è sconsigliato vivamente. Nel 2013, grazie all'informazione che c'è, non dovrei spendere parole su questo argomento. Ma purtroppo chi è ancora attaccato ai mass media tradizionali e a vecchie culture senza allargare le proprie vedute, crede che il latte faccia bene, così come il business racconta da anni. Dunque sono costretto a dirvi qualcosa. Inizio con due domande. Qual è l'essere vivente che beve il latte di un altro essere vivente? Qual è l'essere vivente che beve il latte dopo lo svezzamento? La risposta è identica, è l'essere umano solamente. Ma se gli animali non si nutrono di questa sostanza dopo lo svezzamento, iniziamo a farci qualche domanda. Anzi, fate voi una prova. Mettete del latte o del vino in una ciotola e avvicinatela a qualsiasi animale. Vedrete con i vostri occhi che nemmeno si avvicinano. Oggi il latte è pieno di anabolizzanti, antibiotici e ormoni e non è un caso che i vitelli crescono il doppio nello stesso tempo di 30 anni fa, per poi non parlare che è la causa numero uno per aiutare l'osteoporosi a svilupparsi. In quanto il calcio, in assenza di vitamina D, non si sintetizza e dunque non si attacca alle ossa. Anzi, fa l'effetto contrario, causando la demineralizzazione e di solito qui mi domandano qual è l'alimento che contiene vitamina D? Ed io, con un sorriso, gli rispondo solo il 10% dell'RDA giornaliero di calcio lo assorbiamo dagli alimenti che ingeriamo, mentre il 90% lo produce l'organo più grande di tutti, cioè l'epidermide, solo esclusivamente a contatto con i raggi solari, con un procedimento molto simile alla fotosintesi clorofiliana. A dimostrazione di questo, basti pensare che nella fascia dell'equatore i gas di osteoporosi sono poco presenti, mentre, per esempio, in Norvegia c'è un'alta diffusione di questa patologia, anche in giovane età. Non è difficile intuirne il motivo. Decima regola. Bisogna bere molta acqua, soprattutto in questa fase, perché dimagrendo si producono molte tossine che potranno affaticare i vostri organi di filtraggio, dunque fegato e reni. Dunque, bevendo si favorisce l'espulsione di queste sostanze di scarto attraverso l'urina, le feci, il vapore acqueo della respirazione e il sudore. Ma attenzione, non bere molto durante i pasti per non diluire troppo i nutrienti da assorbire.
Regola numero 11. Gli orari dei pasti sono importantissimi perché noi seguiamo naturalmente il ciclo notte e giorno, denominato ritmo circadiano, e grazie a questo produciamo ormoni differenti, ma in orari diversi. Dunque, è importante, per esempio, non fare colazione dopo le 9 di mattina, il pranzo magari tra le 12 e le 14 e la cena tra le 19 e le 21. Dodicesima regola. Si possono usare tutte le tipologie di cottura. Forno, padella, favore, bagnomaria e perfino la frittura. Sì, avete capito bene. All'inizio vi ho detto che l'olio ha un indice glicemico pari a zero. Dunque, avete anche scoperto che la frittura non ingrassa. L'unica cosa che ingrassa nella frittura è tutto quello che gli sta intorno a quello che abbiamo fritto, cioè l'impanatura, che di solito è pan grattato o farina, due grandi campioni nella classifica della glicemia. Ogni due giorni mi dovrete inviare il vostro peso corporeo e in base alla variazione del peso corporeo vi consiglierò gli alimenti dei prossimi due giorni. E così si continuerà con questo tipo di monitoraggio. Vi occorrerà avere una bilancia pesa persone digitale con lietti. Vanno bene anche quelle in sconto nei supermercati. Ricordatevi, l'importante è pesarsi sempre sulla stessa bilancia, alla stessa ora e nelle stesse condizioni. In pratica, appena svegli andate al bagno e vi pesate una sola volta. Il peso lo dovrete inviare entro le 9 di mattina, dunque vi consiglio di inviarlo subito dopo essersi pesati. Dovete prendere le misure del vostro corpo seguendo la tabella che vi consegnerò, ma non me le dovete comunicare, sono vostre e vostre rimarranno. Magari ogni 10 giorni mi comunicherete solo la differenza in centimetri dei vari punti del corpo dal primo giorno. Oltre che tutti i tipi di cottura, potete usare per condire e per cucinare olio d'oliva extravergine in quantità assolutamente libere. Più, dato che si è tolto un elemento forte come il sale, possiamo mettere nel nostro pasto una ed una sola spezia, dunque pepe, peperoncino, salvia, rosmarino, limone e altre, tranne cipolla ed aglio, che non sono spezie, ma sono considerati alimenti. Bene, ora che avete un'idea di quello che facciamo e la vostra curiosità è soddisfatta, non vi resta altro che contattarmi tramite tutti i mezzi tecnologici che sono nell'area contatti del mio sito. Conoscerci meglio, capire quali sono i vostri gusti, intolleranze e allergie verso gli alimenti, dopodiché vi consiglierò gli alimenti per i primi due giorni. Una bella novità, in assoluto, è che se avete qualsiasi dubbio, non c'è nessun rischio, in quanto potete tranquillamente provare gratuitamente il metodo per i primi 6 giorni, constatando con i vostri occhi di aver perso dai 2 ai 5 kg nel completo benessere. Ciao e a presto!